I demoni scesero sulla terra e generarono le loro creature. Tra queste, le arpi, donne alate, mangiatrici di uomini. Se queste vissero realmente, alcune potrebbero esistere ancora. Consegna a domicilio. Ah, sì, avevo riconosciuto. Posso accompagnarti? Accompagnarti dove? Dove stai andando? Ho appena finito di lavorare, quando t'ho vista camminare da sola in mezzo alla strada mi sono chiesto se poteva esserti utile. Ti ringrazio, ma ho un appuntamento. Con un uomo? Sì, con un uomo. Va bene, magari un'altra volta allora. Un'altra volta.
esserci tutto. Va bene. Allora dovrei essere lì alle 5. Perfetto, alle 5. Non mi giudicare cappona, però dovresti essere abbastanza puntuale perché dopo mezz'ora non sarò più in casa. Non ti preoccupare, sarò puntualissimo. Ti ringrazio, ciao. Veronica! Oh, ciao, non ti avevo vista. È un po' che non ti vede la mia lezione. Veramente anche gli altri insegnanti un po' che non mi vedono. Sto facendo il doppio turno in ospedale, sto sostituendo un collega. Arrivo a casa la sera che sono in coma, non riesco più a fare niente. Anni fa anch'io ero nelle stesse condizioni e non riuscivo a far niente. Stasera ho pure un colloquio con il preside. Il buon Casati è uno tra i più imbecilli della terra, ci prova con tutte. Buono a sapersi. Avanti. Buonasera, ho sentito che voleva parlarmi. Sì, è vero. Accomodati pure. I professori si sono lamentati per le tue numerose assenze che hai fatto. Io ho controllato e ho visto che sei già al di sopra del numero concesso. Lo so. Purtroppo il lavoro che faccio mi porta via tanto tempo. E torno a casa sfinita. Oh, certo. Lo capisco bene. E poi, carina come sei, avrai il tuo bel da fare con i ragazzi. Certo che se tu potessi dedicare un po' del tuo tempo a me, io potrei farti ammettere all'esame. Voglio sperare di non aver capito. Non fare così. Allora, hai deciso di cacciarmi sul serio? Va bene,
Me ne vado. L'ingresso è chiuso a chiave. Se non vieni a aprirmi, come faccio a andarmene? Perlomeno vuoi rispondermi? Ti giuro, non è un trucco. Non ti toccherò nemmeno con un dito. Ma mi vuoi rispondere? Dovrò pure uscire da questa casa. Ma se non mi vieni a aprire, come faccio? Veronica! Veronica! Siamo della polizia. Possiamo entrare? Ma certo, entrate pure. Grazie. Di chi si tratta? Ma probabilmente una cosa di poco conto. È scomparso da ieri un certo Paolo Sali. Lei lo conoscerà sicuramente, almeno di vista. È il ragazzo delle consegne domicilio. Ah, sì. Non sapevo si chiamasse così. La scomparsa è stata denunciata dai proprietari del negozio. Questo anche perché, oltre a lui, sono spariti i soldi delle consegne. Sì, ma non capisco. Da me cosa volete? Ecco, stiamo ricostruendo un ipotetico itinerario. Oltretutto le consegne non sono state ultimate, la sua macchina è stata trovata abbandonata. Poi, secondo i proprietari, il ragazzo non ha mai causato problemi di alcun genere. A proposito, lei la roba che aveva ordinato, le è stata consegnata? No, lo aspettavo per le 5, ma non è passato. Gli altri lo hanno fatto. Odio farla rompiscatole. L'avrei fatto notare a mano di persona. Ho capito. Non abbiamo altre domande. Se dovesse venirle qualcosa in mente, lo faccia sapere alla polizia. Non si preoccupi, non mancherò di parlare. Allora, arrivederci. Spero di rivederla. Buongiorno. Cosa ne pensi? Ma non lo so, sembrava un po' strano, ma nient'altro.